Repubblica, maiale al guinzaglio sulla metro B. Messaggero, Roma, un pitone alpino di 3 metri in strada e allarme abbandoni animali esotici. Messaggero, la capra di Largo Argentina a passeggio per Piazza Navona, con tanto di guinzaglio e proprietario, però è colpa della Raggi che non fa la prevenzione anticapre, la disinfestazione, no, che si fa in tutte le città migliori del mondo. Il Campidoglio punta a fare cassa, questa ve l'ho letta, all'asta 400 vacche e pecore. Capitale tra rifiuti e degrado, animali selvatici, maiali e topi indisturbati. Se togli la monnezza se ne vanno anche topi, gabbiani e baccarozzi. Emergenza cinghiali a Roma. La procura indaga. Non si sa su quale reato, no? Secondo me non è vero che indaga. Però ha bigiato, magari uno ha fregato il cinghiale dal giardino del vicino, sconfinando. Vedi mai? Ma c'è di tutto, eh? Sta Raggi è peggio di Noè. Proprio c'ha un'arca... li alleva lei, no? La Raggi alleva topi, te lo scrive Libero, la Raggi alleva topi ed è la cosa che le riesce meglio. Invasione di vipere, Roma è una giungla. Eur, le cornacchie attaccano dall'alto, signori. Chiudo con uno dei casi più clamorosamente divertenti che mi sia capitato da quando dirigo Il Fatto. Compiamo 8 anni e quindi siamo felici di essere qui a raccontarlo in buona salute, ma in questi 8 anni abbiamo fatto un sacco di scoop, di cose, cioè, però una cosa ci ha soddisfatto veramente per quanto è divertente e per gli sviluppi che ha avuto, e la sintetizzo in pochi secondi. Nel 2010 arriva Fabrizio D'Esposito, che è uno dei nostri cronisti politici, che tutto il giorno lo passa in Parlamento e quindi origlia, adocchia, ausculta le dichiarazioni, le frasi, i conciliaboli che ci sono nel transatlantico, e viene tutto concitato e anche lui molto divertito, e ci racconta che in Parlamento gli uomini più vicini a Berlusconi sono terrorizzati. Perché? Perché temono l'uscita delle intercettazioni dell'inchiesta di Bari su Giampi Tarantini e le sue escort. Perché la temono? Mica perché contengono le prove che il Presidente del Consiglio è un rinomato puttaniere, no. Temono l'uscita di queste intercettazioni perché temono che abbia parlato in toni piuttosto preoccupanti di Angela Merkel. In quel periodo, infatti, i fedelissimi di Berlusconi, ogni volta che lui citava la Merkel, gli sentivano aggiungere quella culona inchiavabile. Ora, trattandosi della, non di una cameriera di casa sua, ma della cancelliera della Germania, è evidente che se mai fosse uscita un'intercettazione dove lui diceva «Uè, Giampi, quante me ne porti stasera? Tra l'altro hai visto quella culona inchiavabile?» Ecco, sarebbe stata la fine. Cioè, ci avrebbe dichiarato guerra anche la Germania, che mancava solo quella, tra l'altro, con tutte le cazzate che aveva sparato per il mondo e gli incidenti diplomatici che aveva creato. Quindi erano veramente spaventati. Io dico, come facciamo a scrivere sta roba? Bisogna verificare se ci sono intercettazioni dove dice la culona inchiavabile. Quindi cominciamo a chiedere ai magistrati che hanno le indagini, un po' Bari, un po' Milano, eccetera, ma quelli non gli risulta niente. Guardiamo tutti gli atti depositati, non c'è niente, proprio con la ricerca testuale, no? Culona non risultava niente, inchiavabile non risultava niente, inchia casomai fosse una parola che va a capo, niente. E allora ci facciamo l'idea che o non c'erano, cioè secondo me l'ha detto, perché cioè, conoscendolo è proprio da lui, come può chiamare lui la Merkel? Vi ricordate come trattava la Bindi, no? Non la giudicava politicamente, la giudicava fisicamente, quindi figuratevi come può parlare della Merkel, che lui era convinto che stesse complottando contro di lui. Lui era ancora al governo, nel 2010. Come facciamo a scriverlo? Passa qualche settimana, non scriviamo niente, e il nostro collega ritorna, e anche Selvaggia Lucarelli mi telefona, non lavorava nemmeno ancora al Fatto, mi dice, ma guarda che io ho delle fonti sicure, che quello è stato intercettato mentre diceva culona inchiavabile. Era evidente che tutti i suoi uomini avevano sparso la voce perché erano terrorizzati, tremavano,
A quel punto dico: scusate ragazzi, ma noi che ci frega dell'intercettazione? Se i suoi sono così convinti di avergli sentito dire culona inchiavabile, che l'abbia detto ai suoi o che l'abbia detto a Giampi Tarantini, a noi che ci frega? Sono i suoi che lo dicono, evidentemente la chiama così in quell'ambiente, giusto? E allora scriviamo che si teme che escano anche intercettazioni dove ne parlava pure con Tarantini. Perché voi sapete, voi direte: cosa c'entra Tarantini, gli portava le mignotte, cosa c'entra parlare della Merkel? E no, perché lui prima dei Bunga Bunga faceva delle cene con proiezioni di filmini di lui nei vertici internazionali. Quindi immaginatevi, scusi, la può smettere di disturbare? Se non gradisce, voglio dire, ci sono tante cose. Niente, silenzio di Tommaso, nessuno che smentisce, anche perché come faceva, cioè già solo il fatto di smentire sarebbe stato un sottolineare la cosa, e quindi la cosa passa del tutto inosservata. La scriviamo noi in piccolo, la scrive la Lucarelli sulla sua pagina Facebook e finisce lì. Non la riprende nessuno. Passa un anno e il governo Berlusconi cade nel novembre del 2011, arriva Monti. E vi ricordate che subito prima della sua caduta ci fu la famosa risatina di Merkel e di Sarkozy, che ridevano di lui al vertice di Nizza, il che autorizzò i suoi fan a pensare che ci fosse dietro un complotto della Merkel, di Obama, di Sarkozy e di altri. E quindi i suoi giornali, diretti da persone che parlano quotidianamente con Berlusconi e che evidentemente gli avevano sentito dire anche loro la culona inchiavabile, cominciano a chiamare la Merkel culona inchiavabile, accreditando dunque quello che noi da soli, nel silenzio generale, avevamo scritto. Voi non ci crederete, perché ovviamente ci si può ricordare tutto, poi magari non avete la fortuna di leggere tutti i giorni Libero e Il Giornale. Ma quando l'Italia batte la Germania con doppietta di Balotelli ai mondiali del 2012, il titolo di Libero è Due calci nel culone. Quale? Quello della Merkel, naturalmente. Loro sono semplici, no? Perde la Germania, quindi è la Merkel, no? Sconfitta, anche se non giocava. Vaffan Merkel, c'è Balotelli che dà il calcio a una roba rotonda che è la faccia della Merkel. Merkel a dieta, anche lei si vede culona. E infine, gran finale, esce un libro di Zapatero che insinua che la Merkel abbia lavorato per far cadere il governo Berlusconi. Titolo del giornale: è stata la culona. È stata la culona. È un quotidiano nazionale di proprietà del presidente del consiglio uscente, che titola "È stata la culona" e sopra "La caduta di Berlusconi". Pensate Le Figaro che esce con "È stata la culona". Cioè, sono cose che possono succedere solo in Italia. È vero che siamo abituati a tutto, ma non c'è un giornale al mondo che chiamerebbe la Merkel la culona nel titolo di apertura di prima pagina. Quella sera c'erano le rassegne stampa. Dice: passiamo ora al giornale, è stata la culona. Cioè, così, eh? A quel punto, Berlusconi viene intervistato dalla BBC in un programma molto prestigioso, condotto da un giornalista molto prestigioso, che gli chiede, mica come i giornalisti italiani che hanno mai fatto una domanda in vita loro, quello gli dice: signor Presidente Berlusconi, è vero che lei ha definito Angela Merkel culona inchiavabile? Dice Jeremy Paxman, impassibile. Segue un minuto di glaciale silenzio. È il tempo che intercorre da quando l'interprete sente la domanda a quando riesce a restituirla dall'inglese all'italiano a Berlusconi, lui stesso meravigliato. Sono interpreti che vanno ai vertici internazionali. Cioè, immaginate se hanno mai sentito espressioni come culona o inchiavabile, era l'ultima roba che gli veniva in mente di dover tradurre. Dopodiché Berlusconi, marmorizzato, non fa nemmeno un muscolo in movimento, proprio rimane pietrificato, e l'intervista si chiude così. Si teme anzi un'encefalite letargica, un caso di ipossia, non lo so. Naturalmente la BBC dice: imbarazzato silenzio di Berlusconi, e la Deborah Bergamini, che è la sventurata portavoce, è costretta a fare un comunicato dicendo:
peggiorando come sempre la situazione. Il silenzio non era frutto di imbarazzo, ma è da attribuire soltanto alle difficoltà dell'interprete nel rendere l'espressione dall'inglese all'italiano. E peggio mi sento. Ma poi c'è la svolta. Berlusconi è costretto a ricucire con la Merkel. Perché? Perché Ghedini gli ha fatto credere che la sentenza che lui aspetta dalla Corte Europea, che dovrebbe cancellare la sentenza, restituirlo al Senato e quindi renderlo di nuovo candidabile, quindi riportarlo a Palazzo Chigi come se il tempo non fosse passato e si potessero retrocedere le lancette anzi i calendari, dipende tutto dalla Merkel. La Merkel, dato che è la padrona dell'Europa, secondo loro, che sono molto semplici, è anche la capa della Corte Europea di Giustizia dei Diritti dell'Uomo, dove lei non c'entra assolutamente niente, ci sono dei giudici nominati da vari paesi, però loro sono convinti che se la Merkel mette una parola buona, ce la possono fare, e quindi bisogna arruffianarsela, anche perché, ovviamente, bisogna ottenere il via libera per il futuro governo che deve salvarci dai barbari, il governo Renzusconi di prossima progettazione. E quindi la benedizione di Angela ci vuole. E allora mangi un po' di merda, vai dalla Merkel e ti rimetti d'accordo con lei. Questo le hanno detto i suoi fedelissimi, Tajani, Ghedini e tutti quanti. Allora lui come fa? Che la Merkel non è che la incontri per strada mentre vai a fare la spesa, ovvio, quella va ai vertici internazionali e Berlusconi non ci può andare perché non ha più cariche. Sta a Merano lui a rifarsi da cima a fondo, avete visto quest'estate si è fatto levare 30 kg in 7 giorni, una cosa che non era mai riuscita a nessuno, un fenomeno assoluto, adesso c'ha una testina più piccola di quella che aveva quando è entrato, si è ridotto proprio, è stato liposuzionato, è in miniatura ancora di più di prima, un testino grosso così, a volte dimentica anche di uscire coi capelli la mattina, non so se avete visto, ha fatto un selfie quest'estate con la figlia di Chenot, quello della clinica, che era pelato come una biglia, poi se n'è accorto, ha detto cazzo i capelli li ho dimenticati, è rientrato, si è messo la calotta, è uscito, ha fatto altri selfie indicandoci, ha visto che ce li ho, solo che l'altro era già andato in rete, per cui c'era la foto di lui lo stesso giorno senza capelli con i capelli, no? È una cosa, ormai cappotta anche da seduto, anche da per terra riesce a cadere lo stesso, è completamente andato, però fisicamente sta bene, no? Non controlla più quello che dice, però ancora si muove, deambula eccetera, e quindi lui che cosa ha fatto? Ma anche da morto secondo me un 15% lo prende fisso proprio, è come il monoscopio che fa sempre il 5-6% per la gente che si addormenta, visto poi quello che c'è dall'altra parte. Allora lui che cosa fa? Fa le poste alla Merkel ai vertici internazionali, non istituzionali, alle riunioni del Partito Popolare Europeo, perché loro stanno nello stesso partito in Europa. La Merkel, la culona, quella che ha fatto il complotto, è quello, la vittima del colpo di Stato, del golpe, no? Allora le fa le poste, la becca nei corridoi, la ferma, no? E le dice, sai quella frase... che i casi sono due, se la Merkel sa quella frase, lui gliela ricorda che non è carino, no? Come captatio benevolenza, se non la sa, gliela dice lui, quindi lei dice, così mi chiamavi, ma lui smentisce, e naturalmente essendo un uomo la cui sincerità è proverbiale nel mondo, appena lui smentisce loro ci credono subito, quindi lui dà la notizia, secondo me la Merkel non lo sapeva e adesso lo sa, proprio perché lui ci tiene a smentire di averle dato della culona inchiavabile. Anche lì ci sono alcuni secondi prima che l'interprete tedesco riesca a rendere in tedesco l'espressione culona inchiavabile, ma i suoi giornali, cioè quelli che hanno usato culona inchiavabile nei titoli, e cioè Libero e Il Giornale, adesso scrivono che Berlusconi ha finalmente fatto pace con la Merkel smentendo quella balla che avevo raccontato io, secondo loro, dopo che loro l'hanno messa in un titolo di prima pagina, anzi in più titoli, e quindi nelle loro cronache
Si leggono frasi come questa. Guardate, è una cosa, io quando l'ho letto non riuscivo a fermarmi, ho riso per mezz'ora, perché lui cita proprio anche me con la Merkel, come se io e la Merkel fossimo amici, ci telefonassimo. Cioè, stai attenta a quel travaglio che inventa. Libero scrive: mai detto culona, è una balla di travaglio. La Merkel avrà detto: A, chiesto travaglio, B, che vuol dire culona? No, sai quella storia culona in chiave? No, non la sapevo. Cioè. Poi aggiunge: sono contento perché adesso anche in Europa sanno che travaglio è un bugiardo. Scritto da un giornale che titolava Ti è culona, vaffan Merkel, eccetera. Ma il meglio è Il Giornale, che ricostruisce proprio parola per parola quello che lui ha detto. Voglio ribadirti, cara Angela, che mi sono state attribuite frasi su di te assolutamente non vere al fine di logorare i nostri rapporti. Questa che lo guarda sempre con quelle facce che fa lei, no? Allora, voi immaginate, adesso regna l'equivoco perché non si sa se la Merkel se la sia bevuta o se non se la sia bevuta, ma soprattutto non si sa se è veramente d'accordo che nasca un governo con di nuovo Berlusconi dentro per salvarci dai populisti, anche perché la Merkel lo sa benissimo che Berlusconi è molto più populista di tutti i Grillo e di tutti i Salvini e di tutte le Meloni messe insieme. È il più grande populista della storia. Trump gli fa una pippa a Berlusconi in quanto a populismo. Però noi non sappiamo, perché la Merkel sull'Italia non si esprime. Domani si accinge a vincere le sue quarte elezioni in Germania. Ma voi immaginate se dicesse qualcosa, perché può darsi che dica qualcosa. Speriamo che non legga il libro di Alan Friedman, dove Berlusconi si fa intervistare e dice che Schröder si è complimentato con lui per avere definito la Merkel culona inchiavabile. Perché altrimenti la sua smentita non vale niente, voi capite? Dici, se va addirittura a parlarne con Schröder, che era l'avversario della Merkel, e Schröder si complimenta perché la odia anche lui, anzi da allora ha cominciato a chiamarla pure lui culona inchiavabile con gli amici. Ma pensate se la Merkel si esprimerà di qui alle elezioni per benedire o per maledire come si comporteranno i giornali di Berlusconi. Perché è ovvio che se la Merkel interviene per dire no, però Berlusconi basta, insomma, cappotta anche da seduto, anche no Berlusconi, a quel punto ritornerebbero a titolare il maledetta culona, eccetera eccetera. Se viceversa la Merkel dovesse fare un'aperturina o qualcosa di simile a un governo con Berlusconi dentro, ma io non mi meraviglierei minimamente di trovare degli editoriali di Sallusti o di Feltri che dicono: beh, però riguardandola bene da dietro c'è un corpicino, una bottarella, gliela daremmo volentieri. Perché l'informazione, anche quando diventa una pochade, diventa una commedia da Bombolo e Montagnani anni 70, è comunque un'informazione che si regola a seconda delle convenienze del momento, del padrone, che incidentalmente in questo caso è il Presidente del Consiglio. Nei casi di altri giornali sono i migliori amici imprenditori dei politici italiani. Tutti